Come potete vedere abbiamo del pubblico. Buongiorno, oggi non siamo in viaggio ma siamo in cucina e proviamo a preparare le galette breton, i tipici biscotti bretoni. Vi elenco gli ingredienti che ci serviranno per preparare questi biscotti. 250 g di zucchero a velo, 270 g di burro salato, questo l'abbiamo trovato alla Coop ma si può trovare, mi dicono, anche all'Esselunga e da O2. Io l'ho visto anche al Conad. 500 g di farina, noi in questo caso usiamo la farina Senatore Cappelli della Coop, perché io sono intollerante alla farina normale. 2 uova, sempre fior fiore Coop, mi raccomando. Un pizzico di sale. Come mai non è della Coop? Questo non è della Coop perché era già in casa e non l'abbiamo comprato. Un pochino di latte, ne serviranno più o meno un mezzo bicchiere, perché lo usiamo per spennellare i biscotti sopra prima di metterli in forno. Ammorbidire il burro. Devo farlo io? Sì. Dovete sapere che la caratteristica dei dolci bretoni è la smodata quantità di burro, quindi sono abbastanza dietetici, come potete vedere. Gatto. Cosa? Gatto. Non si mangia, ma acqua. Per la misteriosa tecnica culinaria nota come bagnomaria. Io sto cercando di rendere movimentate e accattivanti queste riprese, ma è un video di cucina, quindi. Allora. Ciao, papà. Scusa. Noi usiamo il robot per impastare. Perché sono zoppa e non c'ho voglia. Quindi, lo usavi anche quando camminavi? Appunto, non c'ho voglia. Mettiamo lo zucchero a velo, tutto lo zucchero a velo, all'interno della planetaria. Vogliamo salutare anche Katia Follesa ed Ernest Knam, che sicuramente ci stanno seguendo. Poi mi sembra il modo giusto per sbattere lo zucchero, quello, bravo. Ma ci sarà veramente lo zucchero qua dentro? Il sale, c'è scritto un pizzico, dipende quanto salati volete far venire i biscotti. L'altra volta con un pizzico non si indovinava che fossero salati. Quindi ne metteremo 3. Prima di cuocerli ovviamente assaggiate un attimo l'impasto e vedete voi. Ecco. Se risulta troppo salato? Cazzi tuoi. Mischiamo un pochino lo zucchero e il sale. Mettete le due uova. Non fare danni e lasciate andare. Nan. Tutto della farina mannara. Nel frattempo che Camilla si occupa del robot, noi invece facciamo le cose artigianali. Questo è il burro. Boh, io ho interpretato ammollare e non sciogliere come sciogliere, ma lasciando alcuni iceberg di burro all'interno. Piano si sta formando una cosa burrosa qui dentro, che sarà il nostro impasto per i biscotti. Questo lo mettiamo via e possibilmente ci giucciamo tutto quel fondo di burro buonissimo che c'è. Gatto? Gatto! Devo lasciarlo lì. Con l'impasto adesso ci siamo. Deve essere morbido. Con la grazia di Knam, il gatto. Gatto? Dovresti impastare. Adesso impasto. Ok, lavorate l'impasto un pochino con le mani, ovviamente per dargli una forma decente. Se vi lascia l'asse da impastare lucida vuol dire che avete fatto le cose bene. Lo lavorate un pochino con il mattarello, giusto per stenderlo appena appena. Un mattarello piano, perché se fate con un mattarello forte, con impasti di questo genere, è un casino, si attacca tutto e si strappa. E poi cosa dobbiamo fare, gatto?
metterlo in due fogli di carta da forno e metterlo in frigo. Tagliamo a metà questo perché converrà metterlo su due fogli di carta forno. La cosa più furba è stenderlo direttamente sulla carta da forno. E lasciamo 30 minuti. Intanto che aspettate che si raffreddi l'impasto, potete guardare uno dei nostri video. Oppure potete riprendere pistacchio e Nutella, che hanno deciso di fare i paraspifferi. Passata la mezz'oretta che deve stare in frigo, adesso andiamo a tirare fuori le sfoglie, le facciamo altre 3 mm e le mettiamo in frigo un'altra mezz'ora. E unto da tutte e due le parti, c'è una quantità di burro mostruosa in questo pezzo. Rimettiamo in frigo quanto? Un'altra mezz'ora. E nel frattempo potete guardare un altro dei nostri video, anche due o tre. Giusto. Possiamo ricominciare a riscaldare il forno a 170. Passata un'altra mezz'ora, possiamo tirarle fuori una alla volta e passare col coppapasta e farci i nostri dischetti e metterli su una teglia con la carta da forno sotto. Ecco qua la nostra sfoglia di burro, rigida come un baccalà, ed è giusto che sia rigida come un baccalà. Perché? Perché è l'effetto che fa il frigo al burro. Con un coppapasta da 4 cm su per giù di diametro, e l'altra volta ci hanno voluto circa 80 biscotti, se ricordo bene. Così Bertoni è contento. Ciao Bertoni. Salutiamo il mio ortopedico che ci segue. Quando avete pronti i dischetti fatti con il coppapasta, prendete una forchetta e segnate una croce sopra ai biscotti. Perché? Per far prendere il latte che metteremo dopo. Finita questa operazione, prendete del latte dove abbiamo messo il sale e spennellate ben bene i biscotti in superficie. Soprattutto col pennello cinghiale, esatto, mi raccomando. Esatto, col pennello da pittura. Adesso possiamo metterlo in forno per 15 minuti. Devono essere un po' bianchicci al centro con i bordi ben dorati, e a parte qualche anarchico di lì direi che tutto sommato ci siamo.